Giochi PS5 in cerca di una console. Anche in Italia tutti i titoli di lancio di PlayStation 5 arriveranno il 12 novembre, ovvero una settimana prima l'arrivo effettivo della Next Gen Sony. La notizia era nell'aria già da un po', visto che diversi siti di e-commerce avevano cominciato a segnare questa data per giochi come Marvel Spider-Man Miles Morales, Sackboy A Big Adventure, Demon's Souls, The Extraction All-Stars e Assassin's Creed Valhalla. Ora però Sony ha confermato che in alcuni territori la lineup di lancio di PS5 sarà disponibile prima della console. Una situazione piuttosto bizzarra, dato che in questo modo tanti giocatori potranno avere la loro collezione di giochi fisici in casa, senza tuttavia poterli giocare. Chissà, magari qualcuno si divertirà persino a inserirli dentro una PS4 o una Xbox Series X per vedere cosa succede. Questo perché Sony deve aver valutato più conveniente spedire i propri giochi contemporaneamente in tutte le regioni, a prescindere dalla data effettiva della console. Negli Stati Uniti e in Canada, Australia, Nuova Zelanda, Giappone, Messico e Corea del Sud, infatti, PlayStation 5 esce proprio il 12 novembre 2020. Nel resto del mondo, inclusa l'Europa e l'Italia appunto, la console arriverà invece solo il 19. Scorte permettendo, ovviamente. In linea teorica sarebbe quindi possibile acquistare la console in Giappone e poi tornare a casa a giocare i nostri titoli preferiti in versione italiana. Certo, in tempo di Covid non è comodissimo e non sappiamo neppure se la console sarà effettivamente region free. Tuttavia, qualcuno potrebbe comunque tentare l'azzardo. E voi invece cosa farete? Acquisterete alcuni giochi in anticipo per poi guardarli con malinconia mentre i vostri amici americani e giapponesi ci staranno già giocando da una settimana? Fatecelo sapere nei commenti qua sotto e se il video vi è piaciuto non dimenticate di iscrivervi al canale cliccando sulla campanella delle notifiche e di lasciare un bel mi piace per sostenere il nostro lavoro. Qui accanto trovate alcuni suggerimenti che potrebbero interessarvi, mentre a me non resta che ringraziarvi per aver guardato e darvi appuntamento al prossimo video, sempre qui su multiplayer.it.